Grandi ragazzi, ciao, oggi ragazzi. Il CISO ci porta in un nuovo lago. Sperimentale, prima volta e vediamo. Andiamo a pescare a trote al laghetto Carpe Diem, vicino a Pavia. In questo periodo invernale si pesca anche la trota e andremo a provarla con tutte le tecniche, spinning, bombarda. Ci sono anche la canna spinning adesso, quindi non si sa mai che magari la usano anche oggi. A tra poco. Ciao ragazzi, siamo qui al lago Carpe Diem insieme ad Attilio, che è uno dei gestori di questa struttura, e adesso ci racconta un po' che tipo di pesca si può fare in questo lago. Qui si può praticare sia kill e no kill. In questo periodo abbiamo dentro le trote che vanno da 500 grammi fino ad arrivare a 3-4 kg. E avete anche le trote gialle? Abbiamo dentro anche delle trote gialle da chilo, chilo e mezzo. Poi vedremo magari di integrare qualcosa di più grosso in questi giorni, mese di gennaio, dove la pesca, la trota diventa un po' più divertente. Si può praticare sia spinning, mosca, striscio, bombarda, galleggiante, canna fissa, mulinello, come si vuole. E poi c'è un'altra sezione, e poi c'è un'altra sezione di lago chiusa con una rete. E di là abbiamo i predatori, area no kill, dove abbiamo dentro dei bass anche da chilo, branzini di acqua dolce da chilo e mezzo, 2 kg, 3 kg, luciperca, pesci persici, e poi abbiamo buttato per l'estate, ci sono dentro anche un'ottantina di chili di tinche nostrane. No? Il lago è pescabile su tutte le sponde, e quindi è aperto anche alle famiglie, ai bambini, recintato da una rete completamente, quindi non c'è nessun pericolo che qualche bambino che scappi dentro. E bene, bene, dai. Eccoci arrivati al lago, veramente molto bello. C'è una zona per pesca alla trota, questa qua. E poi nella parte più distante dall'ingresso c'è un'area, una rete dedicata alla pesca ai predatori, quindi lucioperca, persici, arriveranno anche i lucci, veramente un bel posto. E adesso ci mettiamo in pesca, il CISO sta già preparando la bombarda, ma ricordiamo che c'è anche la sua canna spinning lì, e vediamo un po' come va. Iniziamo a pescare con la nostra mistica Varivas Area Drive. Mulinello Shimano Solare e un trecciatino terminale fluorocarbon e questo spoon in colorazione gialla e rossa. Vediamo se riusciamo a catturare l'attenzione di qualche bella trota. Grande CISO. Già in cattura. È bellino, dai. Ed eccola qua, la prima trota della giornata, pescata con la tecnica del saltarello da fermo. Neanche il tempo di farla così. Voilà.
Han deciso. Bellissima. Trosse da ricerca. Ci siamo spostati in questa zona e con un bel dona arancio è arrivata la prima trota anche per me. Ciso! No, ho perso! Sì, vieni, Ciso, la gialla vale di più, vieni di qua. Spettacolo ragazzi, guardate che bella trotta gialla. Ed ecco quello che volevamo, anche il Ciso Spinning riesce a traviarmi con la sua nuova canna della Rapture, bellissima. Area trot X Lake Ultralight, molto bella. E sentite? Bene. Eccola. Spettacolo ragazzi. Vabbè, guarda, guarda, si è alzata. E sette. Ma che un grosso volume. Deve andare più lontano. Vinci già due, che è? Tu proprio la botta tu? È bello. Quindi... Eccola. Grande. Eccola qua, spettacolo. No, io tengo questo qua rosa. Grande Ciso. Guarda che funziona quello rosa. Ciso spinning. Ed è arrivato un altro. Eh beh, tanta guarda roba, che qui, dopo te metti e ti frego, eh. Grande. Hai preso le misure? Che roba! Bella festa! E vai, sei già più grosso! 8! Di quella classica taglia che tirano un casino. Grande la biga a spinning ragazzi! Visto, tutto fai da te! E qua facciamo la foto adesso, eh! E quindi tu ti sei avvicinato a tre e tre si sono slavati! Vieni, ho detto, eh! Ma che bella! Vedi che sono scaramantico io! Che bella!